Treviso, eh? La Trubelitz è la bella Mignon. E non si chiama Mignon, si chiama Cesira. Mignon, nata Cesira, diventata Mignon e ritornata Cesira. Cesira figlia di poveri, sì, ma disonesti genitori, è cresciuta fra uno scapaccione paterno e una pedata materna. Via, non è di buon gusto. Non è forse vero? Ballerinetta a 16 anni, modella a 20. La volete finire? A 22 anni si faceva vedere in giro con il pittore Preci. Ah, bel giovane il Preci, lo conosce. È bello artista. Sa di esserlo, lo esaltano un pochino troppo, ma indubbiamente è un bell'artista. A 25 è moglie di un vecchio barone russo, ex gran ciambellano, oggi proprietario di uno dei più bei palazzi del canale. E la presentazione è finita. No, un ultimo tratto. Da quando si è sposata si chiama Maria Cesira, baronessa di Krubelitz. Ma lo sai che quel che si dice è tuttora l'amica del tuo caro Preci? Sicuro, Preci ha preso il biglietto di andata e ritorno. Grattate il russo, c'è sotto il veneziano. Grattate il veneziano, c'è sotto il maldicente. E le amiche, che me ne importa? Il barone mi ha chiesto, direi quasi umilmente, di riceverla, io la scelgo. Non la sente? Questo è il momento opportuno perché lei intervenga e metta il veto. Sì, è vero, guarda, se le cose stanno come dicono questi giovanotti, mi pare che tu ti potresti anche disimpegnare. È un buon amico, ma un imbecille. Togliotti, ti prego, io ricevo chi mi pare piace. Anzi, due volte, imbecille, non si sposa una Mignon. E quando si sposa ti ha il buon gusto di restarsene a casa, non di accompagnarla in visita da una signora a modo. E specialmente in casa di una signorina. Signorina, chi vi dice che io sia una signorina? Io sono Mario. E voi siete dei gelosi, degli aspiranti inferociti, degli innamorati respinti. Tutte le mani per la baronessa, per la ballerina e per la modella che sono rimaste nel forno. Doveva scegliere uno di voi, la realtà è che siete gelosi del barone che l'ha sposato, del Preci che l'ha avuta e di lei che voleva guadagnarsi una buona reputazione. Se avete scelto uno di voi, allora niente da dire, me l'avreste incollata magari. Sarebbe stata una persona degna di rispetto e di ammirazione. Sapete cosa vi dico? Che non siete degli uomini, siete delle donnette! Mattiaccio! Mattiaccio! Thank you.
mio amico che ha un buon fonografo, con tutti i dischi degli inni nazionali. Sta qui! Sta qui in Calle San Bartolomeo. Se vuoi te lo faccio prestare, così lo carichi e quando entrano il barone e la baronessa li accoglie al suono dell'ino russo. All'inferno. Ma non ti vai a vestire? Mi pare di essere vestita. Ah, così la ricevi? Così perché? Sto male? Oddio, potresti stare anche peggio. Ma certo c'è novità. Devo mettere in gingheri per la baronessa. Mi avrete visto questo vestito almeno una decina di volte, mi avete detto che è carino? Sì, sì, è carino nel suo genere. Ma non è adatto il genere. Per noi, per i tuoi amici di tutti i giorni, va bene. Per i tuoi amici maschi, fin troppo. Ma quando si tratta di lottare con delle signore, specialmente con delle signore che non fanno altro che spogliarsi e vestirsi, bisogna armarsi di ben altre armi. Poveretta, ci credi che mi fa pena? Lei come tutte le altre della sua categoria. Tutto il giorno davanti allo specchio, dal parrucchiere, dalla modista per tenersi su. Debiti se son povere, sperperi se son ricche, disperazioni al primo capello bianco, convulsioni al primo dente che ingiallisce, povere donne. Povere donne. Gran disgrazia nascer donne. Ah, cretino! Eccoli qua i tuoi russi. Ela! Sono in pompa magna. Scendono ora di gondola. Lui in redingot, lei pare la dogaressa? Ah, sarà quel che sarà, ma è una gran bella donna. Fai vedere? No, sei. Già, forse è meglio se... Beh, io vado, intanto li ricevi tu, eh? Dove vai? Non hai detto che così sto male, vado a cambiare. Senti! Dico che hai gente, che c'è tuo cugino, quello di Treviso. Se tarderà qualche minuto, ma visite di affari, un suo cugino venuto da Treviso. Se il signor barone vuol farmi l'onore di presentarmi alla baronessa... È il mio giovane amico, signor Tommiotti, pittore e intenditore di antichità. Forse per questo amico mio. Oh, non per questo. Tommiotti. In altri tempi io ho conosciuto un Tommiotti, le assomigliava. Sì, mio fratello maggiore. Ah, e le ha detto che mi conosce? Marco Tommiotti, Marco. Sì. Marco Tommiotti, medico chirurgo, ricordo ancora il suo biglietto da visita. Ma era medico senza clienti, non esercitava al tempo mio. E cosa fa suo fratello adesso? Oh. Adesso esercita. Male. E ha preso moglie. Peggio, è finito anche lui. Era un mio ammiratore, diceva. Comunque era un giovane simpatico. È mio fratello. Prego, si accomodi. Questo signor Tommiotti ha visto pittura su legno che io ho comperato. Ah, e chi ne pensa? Ah, dice non vale nulla. No, niente 400. 1900 e qualcosa.
qualche cosa. Mi sono fatto imbrogliare. E allora il signor Tomiotti, invece di dire male di Venezia che mi ha imbrogliato, dice male di russi che non capiscono niente. E così è la giustizia di mondo. Proprio così è in tutto, sa. Se la moglie inganna, l'imbecille il marito. Beh, un po' forte, ma vero anche questo. Sì, voi siete un grande popolo, ma avete due grandi difetti, sì. Negozianti antichità e non viaggiate. Te l'ho sentito dire tante volte. Sì, ma signor Tomiotti non ha ancora sentito. Voi non conoscete Inghilterra, non conoscete Germania, non conoscete nemmeno Russia. Si sta così bene in Italia. Capisco, capisco. Italia è bella donna e sì, è vero, si può sostituire una bella donna con un'altra bella donna, ma anche Russia è bella donna, di altro tipo. Sì, ma bisogna fare un viaggio troppo lungo per andare a cercarla. La Russia è un po' lontana per noi italiani. Tanto quanto Italia è lontano da Russia. Sì. No, 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 dite questo, voi non viaggiate. Ed è per questo che trovate ridicole tante cose che non lo sono affatto. Beh, per esempio, voi trovate ridicolo me. No, sì, perché? Sì, voi dite quello è vecchio con moglie giovane. Voi trovate ridicolo vecchio galante. Noi troviamo molto peggiore giovani italiani villani con signore. Sì, sì, sì. Ma perché è ridicolo uno vecchio galante e amoroso? Perché sa non sta in cappello bianco? Molte persone hanno cappello bianco e cuore giovane. Ecco la nostra padrona di casa. Amica mia. Mia moglie, la mia piccola amica. Tanto lieta, anch'io. Bene, se volete accomodarvi. Che bella giornata oggi, eh? Sì, bella giornata. Più bella di ieri, già ieri sul tardi è piovuto. Già, ma non ha rinfrescato. Poche gocce poi. Vedete, caro Tomiotti, quando due persone si incontrano per prima volta, si studiano come due bestie nemiche, specialmente quando queste due bestie sono due belle signore. Dite di noi. Sì, dico di voi. Si piove, non piove, ma ognuno vede da sé. Lei è veneziana, vero? Sì, ma non sono mai uscita da Venezia. Dalla pronuncia non si direbbe. Neanche di lei si direbbe. Ma io sono stata anche fuori, sì. Quando ballavo. Ho fatto i miei studi a Milano, all'Accademia di Ballo della Scala. Come se dicesse laureata Università di Bologna. E non balla più, nemmeno per beneficenza. Nemmeno per mio marito. La mia arte è di quelle che non si continuano ad esercitare quando ci si ritira. Dovete aggiungere che siete ingrassata un poco troppo per ballare ancora. Quelle che furono una volta cantanti continuano in famiglia a fare le cicale sfiatate. Peccato, un vero peccato che lei non balli più. Mi diceva mio fratello di averla vista nel ballo Le Quattro Stagioni e che era una vera artista. Sì, sì, non c'era male. Ricordi, ci siamo conosciuti allora? Sì, ricordo. Le Quattro Stagioni, sicuro. Non faccio per dire, eravamo quattro fior di ragazze. Io ero l'estate. Avevo delle spighe d'oro nei capelli, dei rosolacci sul petto e poco più. Stavo bene. Bella stagione. L'estate. Bella stagione. Tomiotti, suonate. Oh, io non so suonare. Il campanello. Ah, sì. Due volte, per favore. Sì, sì. Come ben dimorata, ci abita da lunga pezza? No, no, non potevo permettermi questi lutti. Ah. Da che è morta mia zia? Già, come me, come me. No, non precisamente come voi, perché io sono ancora vivo. Volevo dire che ero una povera ragazza anch'io. Ah.
Soltanto lei non è stata ballerina come me. Tomiotti, aiutatemi a versare il tè, per favore. Sì. Servi il tè alla baronessa e vattene. Perché disturbo? Disturbi e fai schifo con quella tua aria di adorazione. Pare che tu non abbia mai visto una donna, vattene, capito? Ho capito. Due grazie. Onoratissimo di aver fatto la sua conoscenza, baronessa. Perché se ne va? Devo andare, ho da fare. Venga a trovarci, quasi tutte le sere restiamo in casa. C'è fresco. C'è qualche serenata. Le piacciono le serenate? Sì. Ci troverà dei suoi colleghi, il professor Vannini, il pittore Frecci. Grazie. Verrò. Ora vado. Buonasera, barone. Buonasera. Oh, voi, Tomiotti, non prendete una tazza di tè? Ma non saprei. Già che a voi non piace. Già, a me non piace il tè. Buonasera, Maria. Ciao, Tomiotti, ciao. Io non l'ho trattenuto perché non sapevo se si dovesse o no parlare davanti a lui del quadro di Frecci. Io le sono molto grata della sua condiscendenza. So che lei ci teneva molto. Io sì, molto. Ma anch'io. Io avevo cercato di ottenerlo a meno di 6.000 lire, così le trattative amichevoli con Frecci si erano prolungate. Ma Frecci è stato irremovibile. E proprio quando mi sono decisa a pagarlo a prezzo di catalogo, mi sono accordata con lui. Io non l'ho più veduto. Che ci serve anche rancore, perché volevamo comprare un suo quadro, mi pare un po' troppo. E lei che ne dice? Oh, certo. Lei lo ha visto? Sì, l'ho visto ieri sera. E gli ha detto che venivamo da lei oggi? Sì, gliel'ho detto. Ah. Buonasera, Mario. Buonasera. Buonasera. Baronessa. Caro Frecci. Barone. Buonasera. Eravate dietro la porta? Ne avrei piacere. Dicevo male di voi, che non vi siete fatto più vivo mentre ci spettava almeno una parola di rammarico. Sono venuto apposta per dirla, e soprattutto per pagare il mio debito, che assomiglia troppo ad un debito di gioco per non essere saldato nelle 24 ore. Ecco qua. Ecco le 6.000 lire. Sono proprio quelle stesse che avete pagato ieri alla mostra. Ringraziamenti e scuse. Oh, bentornate carine. No, un momento, io ho già speso questo denaro. Questo è denaro tuo, puoi spendere come credi. Metti in tasca. Serviranno per un altro quadro del nostro Frecci. Quando ce ne sarà uno in vendita. Prendete un tè, un sandwich, un pezzo. No, grazie. Avete incontrato Tomiotti? No, non l'ho visto. Avete sostituito il mio nome a quello del barone sul cartellino d'acquisto? Ma l'ho detto alla segreteria della mostra. Sul quadro non credo sia necessario, a meno che voi non ci teniate. C'era NN, è rimasto NN. Ma è meglio così. Avete fatto degli acquisti migliori. Il vostro nome non soffrirà menomazioni con la compera di un lavoro mediocre. La faccia è in contrasto con le parole. Siete un ipocrita anche voi. No, no, dico sul serio. Vorrete paragonare la mia roba a quella Madonna del Morelli che avete in camera da letto? Ah, sì? Sì, sì, ai due palizzi, a quel Tito. Oh. Voi, barone, non conoscete i gioielli d'arte che ha la nostra piccola amica? Peccato. Oh, no, non sapevo, ma vedrei volentieri. Fategli voi gli onori di casa, Ettore. E mostrategli anche al barone quella pala d'altare. Io non mi permetto di... non credo che la baronessa si interessi altrettanto. D'altronde non oserei mostrare le stanze della mia casa. Andate, Ettore, farete miglior figura di qua là. Va bene. Molte grazie, amica. Per di qua, barone. Grazie, per di qua. Ah, bello, bello, bello. E così siamo rimaste sole.
Le due bestie nemiche, come dice il barone, delle donne che si incontrano per la prima volta. Sarebbe dunque questo il momento di avventarci l'una contro l'altra. Ma vedrà che non ci sbraneremo. Oh, lo spero. Quantunque lei ne abbia una gran voglia. Io? Brava, brava Rida. L'ho detto anch'io per ridere, per farla ridere. Ma mi guarda in un certo modo. Oh, non mi accorgo. L'ammiro. Lei d'altronde ci deve essere abituata all'ammirazione. Troppo buona. Sai che io avevo una grande curiosità di conoscerla. Già passo per una bestia singolare, eh? Sì. Per qualcuno? Ma io non l'ho trovato, non trovo. No, ero curiosa per quello che mi aveva detto mio marito di lei. E che cosa le aveva detto? Grandi cose, grandi cose. Della sua intelligenza. Mio marito è un suo ammiratore, lo sa. E buon amico anche. Ci può contare. E non su lui soltanto. Altri. Altri mi hanno parlato di lei. E così bene, tutti. Noi due, lei ed io, abbiamo amici a comune, gusti a comune, tendenze a comune. Tendenze non saprei. Ma sì, anche lei compra quadri. E le piacciono proprio quelli che piacciono a me. Anche lei ama gli artisti, anche lei piace tenersi vicina agli uomini. Esteriormente sì, vicina agli uomini. E anche il loro modo di vivere è più semplice e più schietto. Ma se intendesse nell'altro senso, come credo di capire, il mio contegno è il migliore per tenerseli lontani, gli uomini. E perché se li tiene lontani, nel senso che dice lei ora? Paura forse? Io mi permetto di parlarle così apertamente perché attraverso gli amici comuni mi pare di conoscerla da un pezzo. Frecci, per esempio. Le ha parlato tante volte di lei. Chissà quante volte le ha parlato di me. No. No? No. E nemmeno lei gli ha parlato di me? No. Non avrei creduta. Il suo nome l'ho fatto per la prima volta ieri sera a proposito del quadro. Che non era venduto. Come dice? Dico che ieri, quando io l'avevo acquistato, non era ancora venduto. Il barone crede alla storiella dell'incontro casuale dei due compratori. Io? No. Quando Fritz ha saputo che avevo comprato, solo allora, chissà perché, si è dato da torno per riuscire a trovare qualcuno che l'aiutasse nel trucco. E lei, per favorirlo, si è prestata gentilmente a far da compare. Mi segue? Altro che. Tutto questo e dell'altro che le dirò. Avrei dovuto dirlo a Fritz, ma non si è ancora fatto vedere da me. Da me sola. Può ripeterglielo lei se crede. Si immagini che io pensavo che Fritz mi sarebbe stato riconoscente per il pensiero. Sì. Perché voleva avere qualche cosa di suo. Pagandolo? Naturalmente. I quadri penso li fa per vendere. Ma per venderli agli altri, non a lei e al barone. Se li vende a lei o al suo marito, si disonora. E perché si disonora? Perché lei lo sa meglio di me. La maldicenza e la calunnia circolano sempre e dovunque, si immagini nell'ambiente degli artisti. Si crede anche quando una cosa non è. Si immagini quando una cosa è veramente. Io non sono dunque padrona di comprare un quadro che mi piaccia? Sì, ma non è padrona di comprare un quadro quando le piace un pittore. Quando si sa che le piace il pittore. E chi lo sa? Oh, tutti. Tutta Venezia. Perbacco. Rachel e il barone mi avevano prevenuto che lei era una donna libera, pardon. Libera nel parlare, schietta. Ma non credevo. Non manca di audacia, di sincerità a lei. Potrei offendermi. Non mi offendo. Che sappia lei, che sappia tutta Venezia, non mi importa. Io vedi, ho sempre fatto quello che ho creduto di fare, senza guardarmi d'attorno, mai. Ci mancherebbe altro. Io ho guardato sempre e soltanto davanti a me. E invece bisogna guardarsi intorno, specialmente quando si tratta di compromettere, di infamare un uomo. Ma non dica parole grosse. Io compravo quello che era in vendita, davo il prezzo di catalogo. Non regalavo nulla, facevo un acquisto, un affare. E forse anche un buon affare. I quadri di Fritz saliranno di prezzo. Mi piace questo suo entusiasmo. Ha tanta fiducia lei nel suo avvenire? Io sì, molta. Lei avrebbe fatto forse un buon affare. Lui sicuramente uno pessimo. Io mi permetto di parlarle chiaramente. Lei è bella, ammirata, oggi ha un gran nome. Lui non ha che la sua arte. Se gli vuol bene, veramente bene, perché non lo lascia? A chi lo dovrei lasciare? Oh, è semplice, al suo lavoro. E lei si chiama il suo lavoro?
Mi era stata presentata con un altro nome. Quello che lei dice non mi turba perché non mi tocca. Ciascuno sente soltanto nella cerchia dei suoi interessi e dei suoi sentimenti. Lei, nei suoi sentimenti, probabilmente non ha l'amicizia e non potrà mai immaginare come si possa essere amici e soltanto amici. Amici chi? Lei e Frecci? Diffido dell'amicizia tra uomini, diffido dell'amicizia tra donne. Si immagini se credo all'amicizia tra un uomo e una donna. Una donna giovane e un uomo giovane. No, no, cara signorina. Lei cova nel cuore una passione infelice, non corrisposta. Ma si distragga. Si distragga, vada a viaggiare, a vedere il mondo, visto che non è mai uscita da Venezia. Vada, vada, le farà bene. Oh, bello, bello. Realmente un piccolo grazioso museo. Piccolo e grazioso come la nostra padrona di casa. Amica mia, quando volete andare sono pronto. Addio, Frecci. Scendo anch'io. No, Ettore, vorrei parlarvi un momento, se ti piace. Signorine, Baronetta. Arrivederci, Frecci. A presto. Non fatevi desiderare tanto. Il lavoro. La sera. Ma di giorno, via. Voi pittori siete come i pipistrelli, non vi si vede che la sera, quando vi si vede. Sì, ma oggi pipistrello è uscito anche con sole, che capisco eccezione, non regola. Caro Frecci. Barone. Tante cose. Prego, baronessa. Fumo, permetti? Oh, comoda questa poltrona. Novità? C'era anche ieri. Beh, ieri avevo altro da pensare. E anche oggi finora. Senti, ma una cosa ti volevo domandare. Perché sei venuto oggi, proprio oggi che sapevi che c'erano i russi? Io non ti avevo invitato. Mi occorre un invito per venire da te? Da quando in qua? Sì, per oggi occorreva. Ho creduto bene che ci fossi anche tu quando restituivo i danari. No? Così tutto era liquidato e sono venuto. Sarà. Tu morivi dalla voglia, di vedermi accanto a lei. Di vedere come la ricevevo e che impressione mi faceva. Tu è seducentissima, sei contento, ma ti fa torto. E fa torto anche a me. Perché che tu inganni quel povero uomo del barone è una cosa che riguarda te e la tua coscienza, ma che io in qualche modo sia mischiata in questa faccenda è una cosa che mi ripugna. Scusami, non pensavo di dispiacerti. Il mondo è tutto pieno di inganni. Il mondo è sudicio. Ecco com'è il mondo. Ma da quando le vuoi bene? Da anni. Ci siamo presi, ci siamo lasciati. E ogni volta ci siamo presi con la volontà di lasciarci. E ci siamo lasciati con la volontà di riprenderci. Forse ci siamo amati sempre. O almeno desiderati. Intesi mai. Non andiamo mica d'accordo. Ma guarda di che cosa mi fai parlare. Oh, non preoccuparti, io sono come un uomo. Dunque, non andate d'accordo? Ma lei vuol tenermi. Ecco questo soprattutto, tenermi. Con me ha sempre dato prova del maggior disinteresse. Figurati che ci siamo conosciuti quando...